Bentornati radioascoltatori di Radio Speranza, io sono Marco e con me oggi c'è Maria Carla De Francesco. Ciao Maria Carla. Ciao, salve a tutti. Ovviamente siamo sempre all'interno della rubrica Il nostro ambiente, la rubrica del WWF all'interno della quale ci preoccupiamo di fare informazioni, diciamo così, sui temi più complessi e delicati dell'ambiente che riguardano non solo il territorio della provincia di Chieti, ma tutta la regione Abruzzo e questi temi ovviamente che affrontiamo noi sono temi che hanno una valenza, diciamo così, sia a livello nazionale ma anche internazionale, perché i temi della sensibilità dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi ovviamente sono fondamentali appunto in qualunque tipo di territorio. Ci piace pensare che con questa piccola rubrica noi si possa fornire alcune piccole informazioni su ciò che accade sul nostro territorio di positivo e a volte segnalare comportamenti scorretti. Però ciò che ci piace è gettare il seme della speranza che tutti insieme con i nostri gesti quotidiani noi si possa contribuire per la salvaguardia dell'ambiente. Sei d'accordo con me, Maria Carla? Assolutamente sì. Perfetto. Qualche giorno fa mi sono imbattuto sulla spiaggia di Ortona su un gazebo e c'erano le bandiere del WWF e c'era una grande bandiera della Comunità Europea sulla quale era scritto Life Calliope. Ho cercato di avere informazioni dalle persone che erano lì. Tu eri lontana, stavi parlando con un gruppetto di persone che però stavano, insomma, quasi per smontare il gazebo e quindi non ho avuto modo di capire di cosa si trattasse. Ho capito solo che è un progetto LIFE della Comunità Europea, però mi piacerebbe sapere da te, insomma, cos'è questo progetto LIFE Calliope? Life Calliope è un progetto della programmazione Life, che è una programmazione europea, infatti è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea, del settore natura, ovvero che permette la conservazione, il mantenimento e la valorizzazione di tutti gli ambienti naturali. Nel caso nostro, Life Calliope intende valorizzare, conservare e proteggere gli ambienti costiero-marini della regione Abruzzo e del nostro partner transfrontaliero cipriota. Perfetto, quando dici, quando noi parliamo della Comunità Europea che diciamo così, finanzia progetti, significa che c'è un gruppo di persone che ha predisposto un progetto, lo ha presentato alla Comunità Europea e questa ne ha diciamo così, valutato la validità e ha deciso di finanziarlo, è giusto? Giustissimo, il progetto Life Calliope in realtà è stato presentato per la prima volta nel 2013, ma soltanto nel 2017, dopo l'ultimo invio, è stato finanziato a seguito di una serie di revisioni, non soltanto tecniche ma anche finanziarie, perché l'Unione Europea vuole che i progetti vengano mantenuti anche dopo la naturale chiusura del progetto stesso. Cosa significa? Che i partner che partecipano devono in qualche modo garantire che vengano mantenute, perpetuate tutte le azioni di conservazione che sono state messe in campo dal progetto. Nel caso specifico di Life Calliope è un progetto pilota per l'Unione Europea. Perché? Perché si intende con questo progetto realizzare delle aree integrate costa mare, delle aree Natura 2000, che sono le aree direttamente protette dall'Unione Europea con la direttiva Habitat. Perfetto. Ovviamente prima di incontrarti ho dato uno sguardo su internet e ho cercato alcune informazioni e ho visto che c'è un bel sito che è dedicato proprio al progetto Life Calliope. Ho visto che ci sono diversi partner e ce li vuoi presentare, vuoi anche magari spiegare alle persone che ci ascoltano che in effetti questo tipo di progetti cerca di premiare anche progetti appunto che abbiano diversi partner che coinvolgano diversi soggetti che a vario titolo possono contribuire sia nella fase di progettazione, nella fase di realizzazione del progetto e come dici tu anche successivamente quando il progetto si è concluso e che possono continuare in questo lavoro di conservazione. I partner del progetto Life Calliope sono cinque. Il capofila è la Regione Abruzzo, che sta, diciamo, portando avanti per la prima volta come beneficiario coordinatore un progetto natura di questa tipologia. L'Università del Molise, che è il partner scientifico italiano, CIRSPE, che è praticamente Federcopesca, che è il nostro partner che si occupa di comunicazione, soprattutto con i principali portatori di interesse, che è la parte, diciamo,
fondamentale, più importante per vedere poi quelli che sono i risultati di un progetto che deve essere accettato dalle località, ovviamente dai portatori di interesse locali. Poi abbiamo i nostri partner ciprioti, l'Università Frederick, che è il partner scientifico cipriota, e il Ministero dell'Ambiente di Cipro. Pur se i nostri due, diciamo, le zone, insomma, del progetto sembrano così lontane, insomma, l'Abruzzo in Italia e Cipro e nord-occidentale, l'area nord-occidentale, in realtà queste due aree sono simili per quanto riguarda le caratteristiche fisiche della costa, cioè coste sabbiose con queste dune costiere, nidificazione di tutta una serie di specie di animali importantissimi. Lì a Cipro c'è addirittura la caretta, la tartaruga comune marina. E soprattutto il fatto di voler unire in una gestione sia l'area costiera che quella marina in una gestione unitaria, che questa è la parte fondamentale, il nucleo principale del nostro progetto. Perfetto, una cosa che ho, diciamo così, leggendo i vari documenti che si trovano su internet o durante le varie interviste che poi mi piace ascoltare in radio o su internet, è che l'importanza, cioè è venuta fuori, diciamo, è cresciuta in me la conoscenza dell'importanza dell'ambiente dunale, molto spesso trascurato, perché in realtà la maggior parte di noi si reca al mare sono in estate, e in estate, tra virgolette, pretende di trovare una spiaggia bella liscia, pulita, spianata, con tutti gli ombrelloni, le sdraio per poter trascorrere tranquillamente e in comodità, ovviamente con tutti i servizi, le proprie vacanze. C'è da dire però che la natura non è quella, cioè non è una spianata di sabbia dove si trovano gli stabilimenti balneari, e ci tengo a dire, ovviamente affinché si comprenda qual è la nostra posizione, che non siamo assolutamente contro gli stabilimenti balneari, piuttosto siamo a favore di una gestione integrata ed ecosostenibile di questi luoghi dove noi andiamo a trascorrere appunto le vacanze. Ci vuoi, diciamo così, anche ahimè purtroppo per il poco tempo che abbiamo, chiarire, spiegare qual è l'importanza appunto dell'ambiente dunale anche nella conservazione degli spazi che sono immediatamente dietro le dune? L'ambiente dunale può essere considerato un ambiente estremo, molto limitato spazialmente, ma che subisce delle modificazioni anche giornaliere di temperatura, di salinità, per cui chi ci abita, sia le piante che gli animali che altri organismi viventi, sono adattati a vivere solo ed esclusivamente in quell'ambiente e a seguire anche le stagionalità. Tutto ciò che può procurare un impatto, seppur lieve e minimo, ovviamente ne procura in alcuni casi anche l'estinzione locale. Cosa succede? Che, come hai giustamente detto tu, la costa è l'ambiente dove tutti vogliono non solo trascorrere le vacanze, ma costruirci le case vista mare. Ovviamente a tutti piace andare andare allo stabilimento, avere la sdraio subito a portata di mano. Io stessa ho, diciamo, l'ombrellone allo stabilimento, per questo ovviamente io non sono assolutamente contraria a tutte le iniziative o le attività che umane. L'importante è poterle, diciamo, sviluppare in modo il più possibile sostenibile, cioè in quello che, diciamo, vogliamo far passare con questo progetto, soprattutto per quanto riguarda le attività di comunicazione e di divulgazione con, non solo con i cittadini, i turisti, le scuole, ma soprattutto con i portatori di interesse, che sono coloro che lavorano, vivono e, diciamo, sono i principali attori che gestiscono molte di queste porzioni di aree, con cui è importantissimo collaborare per poter trovare un punto di incontro. E molto spesso in realtà quello che stiamo vedendo è che soprattutto i gestori degli stabilimenti balneari sono i primi che ti aiutano a, diciamo, in qualche modo proteggere alcune parti di aree dunali. Perché? Perché portano i clienti a utilizzare le passerelle piuttosto che pagare liberi in mezzo alle dune, ti contattano non appena vedono la nidificazione, per esempio, del fradino, oppure se c'è qualche abuso, quad sopra la spiaggia, insomma qualsiasi tipo di abuso al territorio. Per questo, perché per loro la naturalità del posto è un valore aggiunto che permette ovviamente a chi fruisce dello stabilimento di godere anche della natura, che è molto 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 importante, e va verso un turismo che ovviamente è un turismo lento, sostenibile e che, diciamo, è quello che è di moda in questo momento. Assolutamente. Noi ci dobbiamo lasciare per una manciata di secondi e ritorneremo presto con te. Un viaggio in fondo ai tuoi occhi.
siamo ancora qui, oggi abbiamo ospite la ricercatrice Maria Carla De Francesco. Non ho detto che tu in questo progetto Life Calliope sei project manager. Io non sono bravissimo con l'inglese, ahimè ci provo ma non ci riesco molto bene. Con Maria Carla stiamo ragionando di questo progetto finanziato dalla Comunità Europea e con grandissimo piacere scopro, come ci hai appena detto, che addirittura ad esempio i proprietari, diciamo così, delle concessioni sono, diciamo, nostri partner e ci aiutano in questo processo di conservazione dell'ambiente dunale. Però mi sembra di capire che un ruolo importante giocano la formazione e l'informazione, tanto che, per tornare all'incipit di questa nostra chiacchierata, io vi ho visti sulla spiaggia, il che significa che al di là, non so, del sito, al di là delle informazioni che vengono via internet, al di là delle informazioni, è importante anche stare sui posti, stare sui luoghi. Immagino che voi durante l'estate avete programmato una serie di incontri sulle spiagge, su questi territori, per informare anche i cittadini. A me capita abbastanza spesso vedere gruppi di bambini che attraversano gli spazi delimitati dalle corde senza che i genitori in realtà spieghino loro che quelle corde sono lì per una ragione precisa. O ad esempio, mi dispiace molto insomma citare il fatto che ci sono proprietari di cani che non hanno ancora capito che in realtà in quegli spazi non bisogna andare con gli animali come se si fosse in città con il proprio cane e lo si porta negli spazi di sgambamento. Quindi è così? È fondamentale l'informazione e la formazione? L'educazione è sicuramente la base di qualsiasi cosa. La formazione del cittadino è alla base di tutto. Per questo motivo il progetto LIFE, cioè la programmazione LIFE, obbliga qualunque progetto ad avere una sezione comunicazione divisa in tre tipologie: comunicazione con le scuole, ovvero visite guidate, corsi in classe. Ovviamente in questo periodo del Covid è stato tutto un po' rimodulato online, però comunque sono state portate avanti una serie di linee di studi dove gli alunni di varie scuole abruzzese hanno partecipato con anche lavori propri, sorprendendoci in realtà in alcuni casi, perché i ragazzi sono molto più, diciamo, emotivi ed intuitivi rispetto agli adulti. Un altro settore invece è la comunicazione con i cittadini e con i turisti, che è quello, diciamo, che poi hai visto con questo banchetto, in collaborazione con tutte le associazioni del territorio. Una parte fondamentale è la collaborazione con il territorio. Non si può venire dall'alto, soprattutto nel caso della regione Abruzzo, non può venire dall'alto a istruire, insomma, la popolazione. In realtà è il contrario, è la popolazione stessa che dopo tutti questi eventi ti ridà ti fa tornare indietro dei risultati inaspettati sotto forma di soluzioni soprattutto locali o ulteriori informazioni soprattutto nella storia di alcuni luoghi che noi stiamo cercando di conservare. E questo è molto importante, perché la popolazione deve sentire sua il territorio, così lo protegge, lo conserva, ne tutela le bellezze e soprattutto non rende vano l'impegno in termini di tempo ma anche economico all'interno, diciamo, fatto con questi progetti. E un'altra parte è la formazione professionale, che viene diretta soprattutto ai professionisti e tecnici che devono lavorare in qualche modo con la natura, ovvero stiamo facendo una programmazione di corsi per geometri, forestali, insomma ingegneri, architetti, tutti coloro che si occupano di restauro ambientale, perché è importante che chi si occupa di pianificazione, studi o quant'altro debba avere comunque di base una formazione ambientale, o comunque debba capire che è necessario avere tra i collaboratori dello staff un biologo, un naturalista o un forestale. Certo, diciamo che ogni qualunque progetto deve oggi essere considerato in modo interdisciplinare, al fine di poter tener conto e considerare tutti gli aspetti che riguardano il progetto stesso e la sua ubicazione. Hai detto una cosa molto interessante che mi ha incuriosito, ed è quella dei cittadini che diventano loro stessi difensori dell'ambiente. Questo mi piace moltissimo, questo aspetto, perché ritengo essere fondamentale, e penso a tutte quelle persone che di fronte ad un abuso da parte di un cittadino intervengono
diciamo così, si fanno portatori loro stessi di una, diciamo così, della difesa di quel territorio. E mi viene in mente che proprio qualche giorno fa ho visto sul giornale di un cittadino che ha fotografato un altro cittadino che era andato con un'auto, credo, a depositare dei mobili all'interno di una riserva. Cosa gravissima, perché oggi la raccolta differenziata è veramente puntuale, basta chiamare le società che gestiscono la raccolta differenziata e vengono addirittura a prendere questi ingombranti a casa propria, magari non il giorno dopo, abbiate pazienza, però lo fanno. Quindi ecco, quello è stato un esempio bellissimo di un comportamento civile, di un senso civico del singolo cittadino che diventa esso stesso difensore. Quello che ti voglio chiedere è se riesci anche, io ovviamente non ho le conoscenze che hai tu, e se riesci anche a farci capire l'importanza del fratino nelle coste abruzzesi, ma non solo, c'è grandissimo interesse intorno a questo piccolissimo uccellino, il fratino, che nidifica sulle nostre spiagge e dove addirittura c'è un gruppo nutrito di volontari che dall'inizio dell'anno, insomma, cerca di seguire la posa delle uova. E li segue fino a che, insomma, i piccoli pulli poi involano e tra l'altro ho scoperto che fanno migliaia di chilometri questi piccoli uccellini e che tornano. Però vorrei che tu spiegassi, insomma, a me e ai nostri radioascoltatori dell'importanza di questo uccellino e di come effettivamente questo uccellino sia esso stesso un indicatore. L'uccello fratino, il Caragius alexandrinus, come tanti altri piccoli uccelli che nidificano lungo le coste, sono oggetto, fortunatamente, negli ultimi tempi di tutta questa, di questo studio, di questa importanza e di questa protezione. Perché è vero che ormai il fratino è diventato un po' lo spauracchio di tutti coloro che vogliono fare qualsiasi cosa sulle spiagge. Ma ovviamente non è colpa di questo povero animaletto che semplicemente ha come suo posto di nidificazione l'area che noi abbiamo eletto alla nostra area di giochi, diciamo, dove noi vogliamo svolgere tutte le nostre attività, incuranti che ci sono tantissimi altri, diciamo, esseri viventi che vivono lì. E perché è diventato così importante? Punto primo perché diciamo, è una specie che è in declino, soprattutto lungo le nostre coste, le coste adriatiche. È un uccello che è anche migratore, per questo se viene qui per nidificare e noi non gli facciamo più trovare spazio per nidificare, è un po' come per la tartaruga marina, ovviamente se non nidifica non fa più, diciamo, nuovi pulcini, insomma non fa più, non c'è più prole, la specie va in estinzione, come ovviamente possiamo immaginare. E non possiamo neanche pretendere di poter sostituire la sua area di nidificazione con un'altra che piace di più a noi, perché lì noi vogliamo farci quello che ci pare. Noi dobbiamo imparare, siccome noi siamo una specie in mezzo a tante altre specie, a dare il giusto spazio a tutti e ritagliare quello che è il nostro spazio. Per questo che è così importante, perché è un bioindicatore, cioè la presenza del fratino ci indica la presenza di un habitat che è un habitat delle dune embrionali, cioè quello proprio più delicato che viene spazzato via dalle prime pulizie. Per cui se la specie nidifica vuol dire che il comune, l'amministrazione che gestisce quell'area è così brava da un lato magari pulire le spiagge, dall'altro a non distruggere questo habitat sottilissimo, è un cordone, si chiama cordone dunale embrionale, di pochissime, veramente di un 50 centimetri, un metro di profondità, che però è fondamentale per la sopravvivenza del fratino, ma per la sopravvivenza di tutto quello che c'è dietro, perché la prima fascia dunale permette la sopravvivenza delle fasce dunali dietro, delle aree retrodunali, delle macchie mediterranee. Per questo che è così importante il fratino. E per questo che noi dobbiamo cercare in qualche modo di farlo digerire a tutti e Certo. di rendere tutti tutori del fratino in quanto tutori di una naturalità che non deve assolutamente scomparire. Assolutamente sì. Una cosa che mi sorprende, ad esempio, e voglio, di questo voglio parlare con te nei pochi minuti che ci restano, è che in effetti la protezione, la tutela di questo ecosistema dunale è importantissimo per tutelare tutto quello che c'è dietro, perché altrimenti, come ormai abbiamo dimostrato noi, tra virgolette, ambientalisti, che semplicemente gettare centinaia di migliaia di euro in barriere
poste al largo è dimostrato da studi, ormai moltissimi studi dimostrano che è totalmente impossibile tutelare la costa semplicemente con questo strumento. Oggi si è studiato in realtà che gli interventi dell'uomo ci possono essere, ma devono essere fatti in altro modo, in altri periodi dell'anno e non a ridosso spesso dell'estate, come per far vedere, dici no, benissimo, stiamo facendo tutela delle nostre spiagge. Questo non è assolutamente vero. Diffidate da quelle amministrazioni comunali che autorizzano trattori a spianare totalmente la duna. Ricordatevi che quella duna, come ci ha detto la nostra amica Maria Carla, è piena di vita, anche se sembrano piccoli pennacchi di come si dice, di erba secca. Non sono erba secca, ma insomma, ogni ambiente ha i suoi, diciamo così, elementi naturali. E ahimè, siccome purtroppo abbiamo già anzi sforato, io devo ringraziare Maria Carla per la sua pazienza, perché in pochissimo tempo riesce a darci informazioni utilissime. Esorto tutti i nostri radioascoltatori ad essere loro stessi tutori dell'ambiente quando vedono qualcosa che non va, quando vedono comportamenti scorretti che spesso sono semplici da individuare, come gettare carte, gettare plastica. Chi va al mare fuma e getta le cicche di sigarette dovrebbe essere, diciamo così, redarguito, perché quella cicca di sigarette è stato dimostrato che permane nella sabbia per decine e decine e decine di anni. Quindi cerchiamo tutti insieme di tutelare ciò che resta di questo magnifico pianeta che ahimè alcuni insomma cercano di distruggere, ma noi ci opporremo insomma con tutte le nostre forze. E Maria Carla, come abbiamo fatto l'altra volta, io se vuoi e se ti viene in mente, se hai un libro da proporre, una lettura o un sito oltre a quello di Life Calliope. Allora, per quanto mi trovate impreparata per quanto riguarda il libro, per quanto riguarda invece il sito internet, io vi vorrei invitare a seguire il sito di un altro progetto che si chiama Life Redune, che è un altro progetto Life che è stato sviluppato lungo le coste del Veneto, con la regione Veneto, che è la copia, diciamo, carbone di Calliope. Abbiamo collaborato molto bene, e dove si possono già vedere gli effetti delle azioni che noi ancora non riusciamo a fare in Abruzzo e che loro hanno già sviluppato, tra accordi con le pubbliche amministrazioni, accordi con i vari gestori degli stabilimenti balneari, dove sono state ricostruite delle spiagge, aree dunali molto importanti. È un sito di un altro progetto Life che si chiama Delphi, che è nostro e si sta svolgendo nell'area marina protetta Torre del Cerrano, per la protezione dei delfini e per la gestione sostenibile della pesca, che è un altro, diciamo, elemento molto, diciamo, purtroppo impattante, però con cui si può, diciamo, convivere in qualche modo. Perfetto, noi ti dobbiamo salutare, ti abbracciamo virtualmente e con tanto affetto. Io saluto Maria Carla e saluto tutti voi per averci seguito. A presto, alla prossima, al prossimo incontro.